ha nevicato e fa un freddo glaciale. Eccellente. Ragazzi, il 2022 volge al termine e mi sembra il caso di dire qualche parola. Approfitto di questa breve uscita fotografica sulla neve per girare un video semplice, ma nello stesso tempo molto importante. Mi bevo il tè e poi procediamo. Lasciatemi dire che il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni, per il semplice fatto che sono riuscito a portare a termine tutti gli obiettivi che mi ero prefissato. Volevo aprire un nuovo canale per mettere delle riprese più curate. Sono riuscito a caricare solo 3 video finora, ma il vostro riscontro è stato molto positivo. Avevo in testa da anni l'idea di organizzare degli eventi con gli iscritti. Quest'anno finalmente mi sono deciso e sono stati un successo. Avete partecipato in tanti e mi sono divertito tantissimo. Volevo mettermi alla prova con dei trekking impegnativi, sia in Italia che all'estero, e quest'estate sono riuscito a fare anche quelli. Sono arrivato addirittura sulla costa occidentale dello Jutland. Mi sento un privilegiato per aver avuto il tempo e le possibilità di fare determinate esperienze, e nello stesso tempo sono molto fiero di me stesso per aver saputo cogliere le opportunità e per aver lavorato sodo affinché i progetti si concretizzassero. Voglio ringraziare tutti voi ragazzi per avermi seguito durante tutto quest'anno, per aver guardato i video,
per tutti i commenti di apprezzamento che mi avete lasciato, sia qui e sia su Instagram. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto una donazione tramite il primo link che trovate in descrizione per aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni. Parliamo di una roba molto costosa, ragazzi. Una spesa, oserei dire, folle per un canale piccolo come il mio. Eppure avete dimostrato di crederci, almeno quanto me. E sapete una cosa? Il 2023 potrebbe essere un anno folle. Desidero ringraziare in modo particolare le tre realtà artigianali italiane con le quali ho avuto il piacere di collaborare quest'anno. Ragazzi che hanno creduto in me e nelle potenzialità di questo canale e che mi hanno fornito attrezzature professionali che mi hanno aiutato ad arrivare dove sono adesso. Ringrazio la Prometheus Bushcraft Equipment nella persona di Andrea Papini. Anni fa mi disse: quando arrivi a 1000 iscritti ti comincio a dare qualche prodotto. Pensate quanto tempo è che ci conosciamo e ne abbiamo passate tante insieme. Ringrazio Dario Trifelli di Neanderthart. Avete visto prima il Vind? Avete visto il Lusievo in video precedenti, sono solo due dei tanti coltelli che Dario mi ha fornito nel corso degli anni. Dario ha partecipato attivamente anche alla produzione e alla realizzazione di diversi video, uno dei quali, quello della sfida survival di 24 ore, è attualmente uno dei più visti sul canale, se non il più visto, con quasi 100.000 visualizzazioni. Ringrazio Francesco Foschi di Foschi Manifatture Ultraleggere, con il quale ho cominciato a collaborare solo quest'anno, ma che è stato determinante per la riuscita dei miei progetti estivi, fornendomi uno zaino ultraleggero che mi ha accompagnato per 100 km di cammino sia in Italia che in Danimarca. Madonna, raga, mi sto a congelare, porca miseriaccia. E sono anche un po' emozionato per questi ringraziamenti. Nel 2023 si continuerà a macinare di brutto. Ho tante idee, tanti progetti, dei quali però vi parlerò nelle prossime settimane, perché adesso è il momento di godersi un pochettino queste feste. Riposatevi, state con le vostre famiglie, state con le persone speciali della vostra vita. Siate grati per ciò che avete, per quanto semplice, perché è nella semplicità che risiede la vera felicità. Un abbraccio e ci vediamo presto.